Signor Snorco, presto mi aiuti! C'è un pazzo sull'isola. Stavo salendo il sentiero quando due proiettili mi hanno sfiorato l'orecchio e si sono conficcati nel portone. Lo so. Dobbiamo nasconderci! Lei è al sicuro qui. Ma che succede? L'ho mancata, ecco tutto. Mi avevano detto che lei è un uomo molto antipatico, ma credevo che esagerasse. Non ascolti mai quelli che parlano bene di me. Ascolti sempre quelli che parlano male di me. Sono gli unici che non mi sottovalutano. Simpatico, questa nuova moda. L'intervista, signor Snork. Lei ha appena pubblicato L'amore inconfessato, il suo 21° libro. Si tratta della corrispondenza amorosa tra un uomo e una donna. I due si scriveranno per anni, per 15 anni. Questa sublime corrispondenza però viene interrotta bruscamente senza un motivo apparente. Il fascino di un mistero è il segreto che contiene, non la verità che nasconde. Mi risparmi la sua filosofia da quattro soldi. Lei è uno di quelli che amano senza imparare. Non c'è nulla da imparare dall'amore. Sì. Imparare a conoscere l'altro. Le variazioni enigmatiche, la mia musica preferita e anche la sua. Una melodia nascosta, enigmatica, inafferrabile, così lontana come il sorriso di una donna. Chi siamo, lo sia. Non sappiamo chi amiamo. Non lo sapremo mai. Lei ha voluto pubblicare a tutti i costi questo libro. Lei l'ha uccisa, signor Snork.